provincia di Arezzo, in controtendenza rispetto al resto d'Italia, ha vinto il sì. In città il 50,8% degli elettori ha votato a favore della riforma costituzionale voluta dal governo Renzi. A livello provinciale i consensi ancora maggiori, circa il 54%. Un dato ben lontano dall'esito nazionale, dove il no ha vinto sfiorando il 60% dei consensi. Gli unici territori comunali dell'Aretino in cui ha vinto il no sono stati Badia Tedalda, Castiglion Fiorentino ed infine il comune natio del ministro Maria Elena Boschi, Laterina. Altissima nell'Aretino la percentuale dei votanti, quasi il 75% degli aventi al voto si sono infatti recati alle urne. Un'affluenza davvero molto alta, ma tra l'altro diciamo anche inaspettata, ma proprio questa alta affluenza rende ancora più evidente quello che è stato il risultato, quindi con quel 40% di cittadini che hanno votato sì, quindi una percentuale importante, ma con uno scarto del 20% rispetto a chi ha scelto di non approvare una riforma costituzionale che sarebbe stata un'occasione comunque straordinaria per l'Italia di cambiamento, di semplificazione, di un cambiamento positivo, di semplificazione del quadro istituzionale piuttosto che di efficienza delle istituzioni stesse. Qual è il sentimento che prevale stamattina? Prevale una grande preoccupazione, perché quando ancora ieri, intanto perché il rischio è quello di un'instabilità forte, anche se io sono convinta che la capacità del Presidente Mattarella saprà trovare e indicare una soluzione che possa permettere a questo Paese di per esempio approvare rapidamente anche al Senato la legge di stabilità, piuttosto che ad esempio approvare la parte organizzativa della legge sulla povertà. Ma la preoccupazione anche perché quando ancora ieri davanti al seggio e piuttosto che essere in televisione sentivo ancora questo livello di disinformazione, per cui c'è chi ha votato in modo consistente no, perché altrimenti avremmo avuto una riforma costituzionale autoritaria proposta da un Presidente del Consiglio non eletto. Davvero questo preoccupa tanto, perché evidentemente segnala quanto pesi di più nelle persone questo messaggio populista, questo messaggio sbagliato. Vince questa modalità di relazione basata sull'urlo, basata sulla bugia, come in questo caso, ecco, la preoccupazione è grande.